Io non avrei mai immaginato che uno per far ridere dovesse avere a che fare con una scuola. Però c'è Mago Mancini che, essendo mago, certe cose le sa. E tra l'altro non è proprio una magia quella che hai fatto, ma le stai facendo le magie a questo punto per far ridere. Sto fa un miracolo. Noi parliamo a bassa luce. Perché? Perché di là c'è la scuola e i ragazzi stanno scrivendo, o meglio, stanno imparando a scrivere comico. È la cosa più difficile in assoluto. Far ridere è difficile? No, difficilissimo. Far piangere ci vuole un attimo. È un attimo. Basta che apri Equitalia e piangi. Finita la lezione, Mago Mancini ha salutato tutti i ragazzi tutti e le ragazze. Sono andati tutti via. Chi mi ha detto che lavora con te e ha cominciato con te, mi ha indirizzato qui perché è qui il fulcro della comicità romana. Romana. Però è una, diciamo, sì, oltre ad essere il fulcro, è una grande scuola. E adesso questa persona che, di cui tu stai parlando è un grande professionista. E dai, ma è vero che, ha imparato con te? Ha imparato, lui già di suo c'ha tanto. Io ho solo tirato fuori quello che lui già c'aveva. Non è, ho scoperto solo il vaso di Pandora. Oggi sono venuto qui e ho visto una dozzina fra ragazzi e ragazze. Sì, 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 sì. Quanti fra loro possono diventare dei comici secondo te? Mazza, che domanda! E chi lo sa? Chi lo... Considera che ognuno fa un percorso personale, cioè ognuno viene qua per o diventare un comico, quindi salire sul palco, o diventare autore per un altro comico. Per cui chi lo sa, magari la sua natura, no, non è solo quella di salire sul palco e far ridere, ma di scrivere battute o testi comici per altre persone. E quello si impara? Si impara, ma uno ha già una dote, ovviamente. Si impara perché qui noi facciamo il lavoro di dare gli strumenti per riempire una cassetta di attrezzi. Quando poi tu hai questa cassetta di attrezzi pieni, con tutte le tecniche, le formule, diciamo, per scrivere la comicità, poi sei indipendente, autonomo. Chiusa la serata. Chiusa. Ma dove siamo qui? Qui siamo davanti l'Accento Teatro, nel grande quartiere Testaccio di Roma. Che poi la comicità romana nasce per strada, quindi sì, si scrive la comicità, ma insomma... Diciamo, la comicità va anche pensata, perché comunque la comicità... Ma adesso parlo tecnico, perdonami. Però la comicità ha anche nuovi linguaggi, nuovi luoghi dove va ad abitare, no? Se immagini tutti questi social, la comicità è totalmente diversa. Nei social è più veloce, mentre nel live te puoi prendere, no, di più. Più spazio per parlare col pubblico, è diverso, no? Ricordiamo come nasce Mago Mancini, la genesi di un comico più ricco di un comico qualunque, nel senso che aggiungi qualche cosa in più. Un valore, dici, come mago? Io dico sempre che nasco da mamma e papà, solo che mia madre voleva una bambina, mio padre voleva il furgone nuovo, alla fine sono nato io. Non so, un Transformer, non lo so. Ma tu sei più mago o più comico? Bravo, io sono un mago comico, nel senso faccio i giochi di prestigio, li sbaglio e ci rido sopra, una cosa mia. Però effettivamente la comicità viene dopo, perché quando ho conosciuto Serena Dandini, ho lavorato con lei in una trasmissione, praticamente è stato lei che mi ha insegnato a scrivere, cioè mi ha insegnato a trovare il piacere di scrivere, perché comunque mi ha fatto capire che con la scrittura sei autonomo, indipendente,
perché se devi dipendere dal fato, dall'idea che forse ti arriverà una battuta, che forse ti verrà l'idea geniale, qualcosa così di particolare, non succederà mai. Invece se ti metti tu sul tavolo davanti al foglio bianco e scrivi, allora lì costruisci il tuo mondo comico. E da questo nasce anche l'idea della scuola. L'idea della scuola nasce qualche anno dopo la nascita del Macche Comico, perché il Macche Comico nasce nel 2005 all'Accento Teatro con i miei soci, e dal 2005 in poi avevamo l'esigenza, io con altri comici, di trovare un posto dove provare anche noi delle essere autonomi, no, da questo punto di vista. Insomma, iniziamo con il Macche Comico, ma i primi anni è stata durissima, non veniva nessuno. Ma aiutami a dire nessuno. Poi il teatro c'ha una conformazione, hai visto, no? Da una parte c'era il palco e la platea con una piccola galleria. Siccome non veniva gente, mi è venuta l'idea di spostare tutto, così c'era meno spazio per il pubblico, quindi se era poco sembrava di più, e noi stavamo un po' più comodi sul palco più largo. Poi dopo 5 anni il miracolo. Cioè è successo un miracolo, non te so dire che cosa è successo, ma dal 2010 in poi, cioè, è successo qualcosa di impensabile. Gente tutti i martedì, sempre pieno, abbiamo fatto serate bellissime, sono nate amicizie, sono nate comunque collaborazioni, e dal 2010 poi fino al 2019 un continuo nascere di idee, di nuovi comici che venivano a fare il laboratorio con noi. Poi, come un po' ti accennavo al telefono, a un certo punto molti comici volevano partecipare al Macche Comico, ma effettivamente rispetto ai professionisti non avevano quelle capacità comiche e di scrittura e di presenza scenica come i professionisti, mancavano d'esperienza in qualche modo. Per cui ho sentito l'esigenza di far nascere questa scuola per fare in modo di uniformare i comici. E infatti oggi chi fa i 3 anni e si dimostra e dimostra che ha un talento per sé e per il pubblico può poi venire il martedì con i professionisti. Ecco, tu hai dato due indicazioni che per noi non sono ancora abbastanza chiare. Perché il martedì? Ah, scusa. E perché per devo me è normale. E chi, appunto, chi viene, cosa fa? Scusa, hai ragione. Hai ragione. Allora, il martedì è il giorno in cui da 19 anni, 18 anni, i professionisti che fanno questo mestiere da tanti anni si incontrano tutti i martedì dalle 4 fino alle 8 e mezza per provare a scrivere insieme battute, pezzi, provarli insieme, e poi la sera stessa con il pubblico si va in scena. Solo il martedì? Solo il martedì, questo dal 2005. Questo dal 2005. Senti, ma tutti quei galli in un pollaio? Beh, tutti quei galli nel senso che tutti i comici. No, c'hai ragione, ci stanno poche donne tra i comici. No, ma a parte galli o galline, ma proprio il fatto che un comico, bene o male, può anche essere geloso dei suoi testi. Ma che comico, questo non esiste. No, non c'è nessuna prima donna, non c'è. E sono professionisti, scusami, con le palle, cioè nel senso che fanno questo mestiere tanti anni. Qualche nome? Sergio Viglianese, non so se ti ricordi Gasparetto, il meccanico di Zelig e Colorado, cioè caspita, lui ha un'esperienza pluriennale. Carmine Farago, insomma, comunque da noi sono passati anche Dado, grandi comici, Oscar Biglia, Antonio Catalano, Alexandra Filodei, Angela De Prisco, comici che comunque di fuori dal Macche Comico hanno il loro mondo, il loro successo. E quando ci ritroviamo il martedì, è un'oasi, no? E siamo tutti normali di essere noi, non so come spiegare. Come viene organizzato questo martedì? Allora, tu devi sapere una cosa, che il comico fondamentalmente è pigro, cioè il comico nasce pigro fondamentalmente. E quindi io mi sono un po' dato il ruolo di capo comico, che gestisce un po' la serata, chi va in scena, la scaletta, quello che bisogna fare, quello che non bisogna fare. Durante le prove capisco come organizzare i monologhi, chi entra prima, chi entra dopo.
se tu chiedi al comico di fare una cosa del genere, come va? Quando è che devo entrare? Cioè, capito? Questo è il senso. Per cui un po' mi sono preso questo ruolo. E poi il fatto che io ho aperto questo teatro insieme agli altri soci serviva proprio qualcosa che creasse un luogo deputato alla risata. Perché Roma comunque, nonostante sia la capitale della comicità, e secondo me la scuola romana, te lo dice uno che sono tanti anni che fa questo mestiere, un po' manca questa definizione, ma soprattutto manca il luogo che dice: ah, lì c'è la scuola romana di comicità. Non che noi ci vogliamo diciamo fregiare di questo, come dire. Saluto degli amici, vediamo, no? Non c'è Sasà, qui è un altro teatro vicini da casa. Per cui Testaccio, la cultura romanesca. Testaccio, ci sono 8 teatri, senti queste voci, c'è gente che sta provando in questo momento nel teatro, per cui Testaccio è un quartiere veramente molto particolare. Il fermento artistico. Ma sei in continuo, cinema, teatro, senti le parole. Questo è un altro teatro, questo dici? Questo è un altro teatro. Quindi Testaccio non è una scelta casuale. Diciamo che Testaccio ci ha chiamato, nel senso che questo teatro l'abbiamo scelto un po' per caso, perché è stato un incontro magico, secondo me. Noi questo teatro, non sapendo nulla, lo abbiamo chiamato Accento Teatro. Dopo qualche anno arriva una signora e dice: ah, avete riaperto? E io dico: signora, veramente abbiamo aperto da poco. Come da poco? Ma qui nel quartiere c'è sempre stato il teatro Accento. No, signora, questo si chiama Accento Teatro. No, ma qui è sempre esistito. Quindi sono successe tutta una serie di cose magiche, di signore del quartiere che ci dicevano che venivano a vedere gli spettacoli tanto tempo fa. Nello stesso posto, nello con stesso posto. Nome? Noi, nome che noi abbiamo inventato da soli, perché si può dire, e lo dico in modo goliardico, abbiamo creato probabilmente la più grande truffa, nel senso che per fare i lavori al teatro abbiamo venduto le quote del teatro, cioè abbiamo venduto in anticipo a 100 artisti gli spazi, cioè per chi voleva fare le prove, chi voleva fare lo spettacolo, abbiamo venduto in anticipo guadagnando un sacco di soldi e ognuno dava una quota di 100 euro. Quindi tu calcola 100 euro per 100 artisti, quindi a 100, noi abbiamo messo su una considerevole cifra, che ci abbiamo fatto l'impianto elettrico, ci abbiamo poi abbiamo preso dei finanziamenti alla banca, insomma abbiamo fatto un po' di lavori e con una cinquantina di mila euro abbiamo ristrutturato il teatro, ma lì effettivamente c'erano già delle poltrone, delle cose che dava l'idea che qui c'era un teatro in quel modo. Però tutto veramente riportava a qualcosa di magico e di misterioso, pazzesco. Poi a un certo punto iniziano ad arrivare dei gatti. Arrivano gatti che entrano come se nulla fosse, entrano nel teatro e si seguono così. Noi ci guardiamo e diciamo: aspetta, ci sta succedendo qualcosa. E questi gatti sono rimasti da noi insediati, un paio di gatti, per 2-3 mesi. E noi non sapevamo come mandarli via, li trovavamo tutti i giorni là. Tu in tutto questo vedi qualcosa di... Io vedevo qualcosa di... trascendentale. Fiabesco. Non voglio usare termini spaventosi. Però ecco, qualcosa di fiabesco sicuramente. E questa cosa ci ha divertito tanto, ovviamente. Certo, non ci sono mai apparse streghe. C'era un film, Fantasmi a Roma. Sì, bellissimo. Certo, portare avanti un teatro è sacrificante in qualche modo, perché comunque sì, è vero che lavori per il pubblico, la passione, però c'è una certa stanchezza, cioè lo dico con una grande gioia, ovviamente. Io dico sempre ai miei allievi: ragazzi, ricordatevi che in questo momento c'è qualcuno che sta studiando per diventare più bravi di noi, per cui è sempre competitivo, no? La giornata quando ci svegliamo è già nasce la competizione, già da come fai colazione, chi fa colazione meglio. Roma, città di comici per antonomasia, Napoli,
Roma, a un certo punto Firenze, sì, c'è anche qualcosa a Milano, ma la città di Roma è una fucina di battute, sono tantissimi i comici romani che si ispirano direttamente alla realtà quotidiana. Certo, ma proprio perché i romani, cioè se inizi a fare una gara con un romano su chi dice la battuta migliore, tu comico rischi di perdere. Cioè è vero, se andassimo a Trastevere, lo sai, no? Cioè, ma la signora, ma pure qui al mercato, il giorno, a testaccio, ti fermi un attimo, se ti fermi, c'è una signora che si avvicina, che è, te stai a riposare, cioè, capito? Ma è così, sono arrivate le pizze, non so se è una notizia, ecco, che... Andiamo, sono arrivate le pizze, siccome a proposito di comici romani, il nostro terzo incomodo è proprio uno dei comici che si è formato nella tua scuola e insieme a te... Che poi dico che è diventato indipendente. È diventato indipendente, cioè, adesso, sì, adesso vediamo un po', vediamo quanto magna. Vediamo quanto magna, ammazza quanto magna. Mago Mancini, quali sono le caratteristiche peculiari di un candidato alla tua scuola di comici? Le motivazioni. Più le motivazioni sono forti e più dimostra a se stesso prima di tutto che vuole fare questo mestiere. Per esempio, ho dei comici che arrivano, cioè degli aspiranti comici che per realizzare questo sogno arrivano addirittura, lo so, sembra vicino, da Cisterna di Latina, però è un viaggio, cioè arrivare da Cisterna di Latina con i mezzi è un viaggio, è una cosa incredibile per me, cioè, che tra l'altro mi risveglia anche un certo senso di responsabilità. Perché specifichi con i mezzi? Con i mezzi. Perché e non con la macchina? Perché questa persona in particolare viene con i mezzi. Ah, ecco, ti riferisci a una persona particolare, sì, esatto, non ha una tipologia di persone. No, no, proprio questa persona in particolare, quindi quando io vedo tanta motivazione, vedo negli occhi proprio tanta... Tiè, guarda che roba, scusate, devo assolutamente fare il commento. La ripresa diretta. Tiè, beccate questa. Grazie. Cos'è? Grazie. Cos'è? Cos'è? No, dico, ti piace. Ammazza quanto magna sciara. No, vabbè, a livelli industriali. Come un democristiano, magna. Ma mi stai riprendendo mentre faccio certo, questa cosa? È certo. Faccio una cosa brutta. Cioè, scusate, faccio una cosa brutta, per la... Qua noi parliamo tanto di comicità e di come diventare comici. Ma il tuo allievo migliore qual è stato? No, così mi metti in difficoltà. Devi dire una bugia. Tanto lo no, so. No, è bugia. Allora di una verità. Ah, ti posso dire, gli allievi migliori sono quelli che in questo momento stanno lavorando. Sicuramente. Ma come sei diplomatico? Lo so, però è la cosa più giusta. Secondo me, invece, che non sono diplomatico, attenzione, il tuo allievo migliore è Claudio Sciara. Attenzione. Non per nulla, che è qua con noi. Beh, sì. Ed è lui che mi ha portato da te. Certo. Noi ci siamo conosciuti tanti anni fa. Mamma mia. E stavi cominciando questa avventura che ti stai descrivendo. E poi improvvisamente è capitato, come te, a te sono capitati i gatti nel teatro. Nel teatro. A me è capitato Claudio Sciara. Fra le spalle, surcio. Senti, parlaci della scuola. La scuola, io l'ho frequentata, la frequento tuttora, solo che l'ho frequentata prima come allievo per 3 anni, e poi dopo 3 anni sono passato professionista e quindi la frequento nel laboratorio dei professionisti. Com'era lui all'inizio? Posso dire, timido. Timido. Questo devi dire te. No, dico io, era timido, cioè comunque... Era sempre curioso, ecco, curioso. Curioso, mi ricordo. Curioso con la C o con la F? Curioso con la C, curioso. Nel senso che... mannaggia, c'è una foto fighissima di te che stavi sotto le scale a scrivere da solo. Metteva da solo a riscrivere le cose che già scriveva a mano. Perché, per esempio, io ho dovuto far prendere il computer e già aveva questo computer. Cioè, dico, sei matto? Come fa un comico a non avere le cose scritte nel computer? E infatti ce l'ho io, Esue. Senti, come si fa a partecipare ai tuoi corsi? Quali sono le caratteristiche? Allora, quello che dico sempre, come ti dicevo prima, è la motivazione. Cioè, quello che spinge una persona a voler raggiungere il sogno, l'obiettivo.
Questo secondo me è la cosa più importante. E poi fondamentale, quello che io non faccio mai nella scuola è cambiare la natura del comico. Anzi, la natura del comico non va cambiata, va migliorata nel caso c'è una struttura che ti permette di poterlo plasmare. In questo caso lui ha fatto un percorso di ricerca personale, quindi ha trovato la sua tecnica, perché poi ogni comico ha una tecnica diversa, ha trovato la sua tecnica e su quella ci ha costruito tutto un mondo. Ma gli hai dato il libro tuo? Sì, ci ha messo un mese ma me l'ha dato. Però è carino. Non l'ho ancora letto. Ah, è semplice, si legge nel tempo di uno spettacolo. Come faccio a iscrivermi? Non io, è in generale, dico. Allora, diciamo, in questo momento storico la scuola l'abbiamo già ricominciata, però noi possiamo sempre fare degli incontri individuali, perché magari capiamo che tipo di percorso un comico vuole fare. Possiamo fare incontri one to one, oppure costruire un percorso didattico su di lui. Tu usi la parola comico anche per quelli che non lo sono ancora, ma che sperano di diventarli? Sì, questa cosa è un po' come ti dicevo, io non dico mai, tu non è la tua strada. Io non ho mai detto in vita mia, non è la tua strada. Prima di tutto perché fortunatamente io ho percorso la mia strada e ho avuto modo di sbattere la capoccia laddove non riuscivo. Io ho fatto delle serate, cioè parliamo anche dei 20 anni fa, dove comunque stavo imparando a conoscere il pubblico, imparavo a conoscere me stesso. E io piagnevo quando tornavo dalle serate, perché magari erano andate male. Quindi oggi, con la sicurezza e la tranquillità che ho nello stare in scena, nella sicurezza dei contenuti, questa paura non ce l'ho più. Se una serata sta andando male, so come riprenderla e portarla ovviamente al mio risultato migliore. E questo può insegnarlo? Questo si insegna con l'esperienza e soprattutto, io dico sempre, con le ore di palco, come un pilota. La gavetta. Sì, come un pilota d'aerei sicuramente deve fare tante ore di volo, così un comico deve stare tante ore sul palco. Arrivano tanti giovani che già sono perché io, capito, faccio ride, faccio, ma io perché sono... magari sanno dire le barzellette, no, o perché sono simpatici, no. Perché magari invece ottengono proprio il risultato della risata. No, ci mancherebbe, non voglio, io mi fido della gente che mi dice che fa ridere, ma per strada però nel senso, sul palco dopo è questo, diventa tutto, capito? Più complicato, esatto, quando la gente non te conosce, sì, perché una cosa sono gli amici, certo. E i tempi comici per strada con gli amici è una cosa, sali su un palco, gente che non te conosce, falli ridere, lo so, se non ridono da prendere il panico. Io dopo questa intervista già sto sul cazzo. Dopo questa intervista, mamma mia, mi si chiuderanno proprio le porte. Ma no, non scherzo, nel senso che sono proprio antipatico. Beh, sai perché? Perché ci tengo, cioè nel senso che ci tengo così tanto al lavoro, al mestiere, che preferisco veramente che siamo in pochi. Noi adesso siamo 15 allievi, no? Io preferisco curarmi questi 15 allievi, poi due lavorano online, era vista, la classe era piena, tutti attenti, 3 ore sono volate, però sarebbero stati ancora un'altra ora, per dire. Però io preferisco curarmi, seguire veramente le persone che meritano, che poi io non so nessuno, cioè so solo uno che sta lì, apre la porta della scuola, fa entrare i ragazzi e li coordina. Però io già lo so, andrò sul campo a molte persone. Però solo così si può andare avanti, solo coi pianti, guarda, solo coi pianti. Senti, per chiudere, una battuta? Una battuta, chissà se puoi fare, chissà, so sempre anch'io. È una delle tue quelle? Sempre, 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 assolutamente. Perché so dei comici che rubano. Ormai, che vuoi fare? E qui arriviamo al discorso di prima, avendo tanti comici nello stesso ambiente. Sì, tu dici che non si creano delle frizioni. Oggi è più difficile rubare, veramente, perché prima, se sapevi che uno aveva fatto il tuo pezzo, la tua battuta, dovevi andare a vedere il monologo, dovevi andare a vedere la serata, dovevi aspettare che scendeva e gli dovevi menare.
Invece adesso con internet è un attimo, capito? Non so, magari questa togliamola. No! La mia fidanzata è così gelosa che una volta da Zara un manichino donna mi ha guardato e l'ha fatta a pezzi. Vediamo un'altra veloce. Questa è autobiografica, sì, però. Sì, questa è autobiografica. La mia ragazza dice che a letto non la stupisco più. Allora, per aggiungere un po' di pepe al nostro rapporto, l'ho portato in un locale di scambisti. È particolare, ci scambiamo le bollette. Una coppia si incontra clandestinamente nel bagno di un autogrill. Dobbiamo fare attenzione, eh? Siamo tutte e due sposati. Sì, lo so, tesoro, sono tuo marito. Grazie a Mago Mancini. Grazie a voi. E alla scuola, ma che comico. Grazie. E grazie anche. Dopo queste battute sicuramente non viene nessuno. E grazie anche a Claudio Sciara. Senti, mi inviti un martedì? Assolutamente no, ma che tu sei già dentro. Va bene. Te lascio le chiavi. Allora veniamo a vedere martedì a fare qualcosa. Solo qualche... gli devi lasciare due posti. Che simpatico. Facciamo l'intervista a cena. Dai!